La chiesa della Madonna della Palma è situata in una parte periferica della zona antica di Palmariggi e porta il nome della protettrice del paese. La sua prima edificazione si perde nella notte dei tempi e fino al 1569 era la chiesa parrocchiale. Venne ricostruita nel 1751, probabilmente a seguito di un crollo. È composta da una facciata esterna molto sobria, dove l'unico elemento decorativo di rilievo è l'ampio finestrone con ai lati due nicchie che ospitano le immagini sacre di Santa Teresa del Bambino Gesù e di San Nicola. Anche il portone d'ingresso è molto semplice e presenta sull'architrave un'epigrafe che ricorda la dedicazione e l'anno di edificazione della cappella. L'interno della chiesetta è di modeste dimensioni ad unica navata rettangolare e presenta una copertura di eleganti volte a stella, impreziosite da raffinate decorazioni. L'altare maggiore, in stile rococò, colpisce per la sua elaborata bellezza e presenta al centro un'antica effigie della Santissima Madonna della Palma. Interamente realizzato in pietra leccese, è decorato con statue e fregi di particolare rilievo artistico che lo rendono un gioiello da scrutare in ogni minimo dettaglio. La statua della Madonna col Bambino è affiancata da quelle dei santi Tommaso d'Aquino e Vincenzo Ferreri.